Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pollo con patate in salsa piccante. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, patate tagliate a pezzetti, pollo tagliato a pezzetti, sale, pepe nero e olio evo. Per la salsa, olio, paprika, peperoncino, aceto balsamico e salsa di pomodoro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, un cucchiaino di sale, posizionare il cestello con le patate, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma e condire il pollo con un po' di sale, pepe, ed irrorare con un filo d'olio. Chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Il pollo e le patate sono cotte. Mettere da parte in una ciotola capiente e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, adesso preparare la salsa. Mettere nel boccale l'olio, l'aceto balsamico, la paprika, il peperoncino ed azionare il bimby per 4 minuti, 120 gradi, velocità 2. Aggiungere la salsa di pomodoro. Il sale e cuocere per 20 minuti, 100 gradi, velocità 1. Azionare il bimby per un minuto a velocità 7. Versare la salsa nel pollo con le patate e servire. Pollo con patate in salsa piccante. Grazie e alla prossima ricetta!